L'Agenda Digitale Italiana prevede che entro il 2020 l'85% delle famiglie abbia accesso a collegamenti web ad altissima velocità di almeno 100 megabit al secondo. Si tratta di un traguardo ambizioso, ma che secondo l'assessore provinciale competente Walter Odeg si può e si deve raggiungere, sfruttando al meglio tutte le sinergie possibili dal punto di vista tecnologico ed infrastrutturale. Ciò che sta rallentando un po' i lavori, l'attesa dei parametri che dovrebbero essere approvati e varati dal Consiglio dei Ministri. E questo sistema, questo progetto va sostenuto a tutti i livelli, da parte della provincia, da parte dei comuni, usufruendo appunto tutte le sinergie possibili e anche nuovi fondi di investimento a base europeo e anche a base nazionale che attendiamo in questo periodo, molto concretamente aspettiamo soprattutto ai parametri che saranno poi contenuti nel decreto di comunicazione che aspettiamo adesso da settimane che venga approvato dal Consiglio dei Ministri e fa ancora sempre, cioè fino adesso non è ancora pronto e che poi avrà anche impatto proprio su questo nuovo concetto che oggi abbiamo presentato. Banda larga ed internet veloce che dovranno coprire capillarmente tutta la provincia di Bolzano e richiederanno investimenti importanti. Allora, le spese attualmente, quelle delle backbones, sostiene la provincia, lì parliamo di investimenti con quelli già fatti e quelli che saranno ancora da fare, 150 milioni di euro. Nel corso della conferenza è stata presentata anche la campagna di sensibilizzazione Mettiamoci in rete, proprio per evidenziare l'importanza della banda larga. Ma non tanto sotto gli aspetti tecnici, che sono naturalmente tanti importanti, ma noi volevamo far capire un po' il cuore di questo progetto, che è far arrivare servizi ai cittadini. L'abbiamo fatto raccontando delle storie, abbiamo raccontato le storie di persone che abbiamo trovato in tutti gli angoli della provincia, diverse tra di loro, e ci hanno raccontato chi sono e perché la banda larga sarà importante per loro.